È in programma per sabato 2 e domenica 3 settembre la 26esima edizione della Festa della Pera Angelica di Serungarina, un evento organizzato dalla Proloco di Serungarina con il patrocinio del comune di Coglie al Metauro. La festa animerà tutto il borgo medievale per celebrare la Pera Angelica, riconosciuta nel 2010 dalla Regione Marche come prodotto agroalimentare tradizionale. L'edizione 2023 della Festa della Pera Angelica prevede numerose attività ad arricchire il borgo. Nella 2 giorni ci saranno gastronomia, musica, cultura, sport e tanto altro ancora. È una festa che davvero per organizzarla ci vuole davvero tanta fatica, come sicuramente molte feste, ma portare tutto quel po' di materiale dentro il centro storico di Serungarina è sicuramente un grandissimo impegno. Abbiamo praticamente oramai completato tutto e cominceremo il 2 con l'inaugurazione della festa alle ore 16:30. Come ciliegina quest'anno abbiamo chiamato la fanfara dei bersaglieri da Qualagna, che darà un pochino, ecco, farà con un concerto, darà il via alla festa. Apriranno i mercati della pera, apriranno i vari punti gastronomici e poi tanta musica e saltimbanco e chi più ne ha più ne metta. È anche un'occasione per un confronto tra produttori e consumatori. Certo, sicuramente. Già la Proloco in questo si è spesa, collaborando sia con i produttori che con l'amministrazione, per cercare di avere un incentivo per questi produttori e per cercare di ampliare il parco produttori, perché comunque sono rimasti pochini e ancora della pera angelica c'è richiesta, perché è un prodotto davvero davvero unico, e assaporatelo e capite tutto, non c'è bisogno che dico altro. È un evento, sì, che è lo strumento per valorizzare, come diciamo, il territorio, per portare alla luce e valorizzare quello che è il prodotto in questo momento che è più importante al di là dell'evento, che è la pera angelica. La pera angelica è un frutto del nostro territorio, è un frutto della tradizione del nostro territorio, riconosciuto tale dal Ministero nel 2001, sta vedendo un po' la perdita da parte di quei produttori di questo frutto, perché ormai hanno raggiunto un'età magari è grande, quindi hanno necessità di un cambio generazionale. È per questo che la nostra amministrazione, insieme all'Associazione Pera Angelica, di cui siamo anche soci, sta cercando anche di trovare insieme a loro un progetto per cercare di incentivare la messa a dimora di nuove piante, di ulteriori piante, ma soprattutto di essere attrattivi nei confronti dei giovani verso questa attività, quella che è l'agricoltura, che è fondamentale per i nostri territori, perché sappiamo che la gente, i turisti vengono da noi proprio perché c'è uno stare bene, si vive bene, si mangia bene, la qualità e l'ospitalità sono punti cardine di forza dei nostri territori.